tanta solidarietà, tanta solidarietà. Devo registrare anche qualche caso di qualche atto discriminatorio nei confronti dei nostri dipendenti, qualcuno che magari li ha considerati appestati. Questo io non lo consentirò, nel senso che io mi stringo vicino a loro, li ringrazio come cittadino per tutto quello che stanno facendo, sono degli eroi, andrebbero abbracciati, non discriminati. C'è stato qualche nostro operatore che purtroppo è stato additato per essere una persona che lavora nei reparti dove si trattano patologie infettive. Non è corretto, non è giusto, anche perché noi abbiamo dimostrato al mondo di usare le tutele necessarie per non infettare noi stessi e per creare assolutamente nessun disagio agli altri. Anche oggi abbiamo dimesso diversi pazienti, qualcuno è uscito dalla terapia intensiva ed è tornato in reparto. Diciamo tutto questo che supporta poi il dato generale nel cui vediamo chiaramente una diminuzione dei contagi. Questo è un motivo di più per dire che bisogna stare attenti. Bisogna rispettare le regole, le norme, non bisogna uscire di casa, questa Pasqua dobbiamo farla a casa e su questo puntiamo veramente sul senso di responsabilità dei cittadini, perché veramente solamente rispettando questo criterio, diciamo, di tutela probabilmente riusciamo a vincere questa maledetta patologia che si sta verificando. La Regione Campania ha fatto dei miracoli, uno sforzo incredibile. Stamattina leggevo un dato che è purtroppo drammatico nel numero, perché in questo mese abbiamo avuto circa 260 decessi nella nostra regione, però è pure vero che questi 260 decessi qualche regione del nord l'ha fatto in un giorno. Vuol dire che si è creata una rete incredibile nella nostra regione, ma anche con il territorio, che sta facendo un lavoro enorme nell'andare proprio a circoscrivere tutti i soggetti che sono venuti a contatto con pazienti purtroppo affetti dalla patologia, quindi facendo i tamponi a domicilio. Siamo partiti con questo screening di massa di tutti gli operatori sanitari con i test rapidi. Quindi io penso che tutta la regia, che poi è della Regione Campania, ha portato al risultato che abbiamo oggi, dove stiamo vedendo questa curva già in parte discendere, e quindi questo ci fa intravedere un successo rispetto a tutto quello che si è verificato. Diciamo usare un farmaco antiartritico che potesse agire sull'attività respiratoria. I pazienti reagiscono bene perché, le ripeto, noi qui al Cotugno abbiamo una percentuale abbastanza bassa di pazienti che sono poi arrivati in terapia intensiva, il che chiaramente significa che tutto, diciamo, quello che stiamo facendo in termini di subintensiva, anche con l'utilizzo di questo farmaco, sta dando un risultato buono. Oggi abbiamo dimesso altri tre pazienti, anche loro che erano stati trattati con questo farmaco. Quindi penso che il risultato è stato centrato dal punto di vista proprio di intuizione di usare questa terapia, però il dato ufficiale poi deve essere chiaramente maturato nell'ambito del tempo e rispetto a tutti i pazienti che ormai sono sotto trattamento in tutta Italia.